Buonasera e benvenuti al 27esimo Festival da Sodoma Hollywood. Io sono Angelo Cervi, uno dei programmer del Festival, e sono molto contento di poter introdurre con voi questa serata del giorno del silenzio. Giorno del silenzio, credo che sappiate tutti cos'è questo diciamo festeggiamento, se così si può chiamare, americano, dedicato alla sensibilizzazione sul bullismo omofobo nelle scuole. Sono molto contento di avere qui con noi a spiegarvi che cos'è il giorno del silenzio e che cosa si può fare contro il bullismo Daryl Presgraves di Gleason, che è la Gay and Lesbian and Straight Education Network. Thank you, Daryl, so it's up to you now. Buongiorno. You'll have to excuse me, that's about the extent of my Italian. So I first of all want to thank the Torino GLBT Film Festival for highlighting such an important issue that's obviously affecting so many lesbian, gay, bisexual and transgender students. Grazie a tutti, voglio prima di tutto scusarmi per il mio italiano. E voglio ringraziare il GLBT Film Festival per occuparsi appunto di tematiche riguardanti i gay, le lesbiche, i bisexual e i transgender. I'd also like to thank EGMA and Network Switzerland who helped bring Listen here to share our story and the story of some students that I'll tell you about in a little bit. Voglio ringraziare EGMA, Network Switzerland, per condividere alcune storie e anche alcune storie riguardanti degli studenti delle quali vi parlerò. I want to start by sharing the story of Kenneth Weisenhune. I have a picture I'm going to hold up and hopefully everyone can see me. Voglio cominciare col parlarvi della storia di Kenneth Wilson, e questa è una foto che vi voglio mostrare. Kenneth was a 14-year-old student who took his life on Sunday. He had been bullied in school because of his sexual orientation. Kenneth aveva 14 anni, si è tolto la vita questa domenica. Questo ragazzo era stato vittima del bullismo da parte dei suoi compagni. Days before he took his life, Kenneth told his mother, "Mom, you don't know what it is like to be hated by everyone." Alcuni giorni prima di togliersi la vita, aveva detto alla madre, "Mamma, non hai idea di come ci si senta quando tutti ti odiano." "You don't know what it's like to come home from school every day and just cry." Non sai come si sta tornando da scuola a casa e mettersi a piangere tutti i giorni. Kenneth and every student who is lesbian, gay, bisexual or transgender deserves better. Kenneth e tutti gli studenti che sono bisexual or transgender meritano di più. Coincidentally, today is the Gleason Day of Silence. Oggi è la giornata del Gleason sul silenzio, la giornata del silenzio. Hundreds of thousands of students across the world are taking a vow of silence today to remember people like Kenneth and to raise awareness about the bullying and harassment that lesbian, gay, bisexual and transgender students experience in school. Centinaia di migliaia di studenti in tutto il mondo oggi si impegnano a rimanere in silenzio per ricordare quanto sia importante che tutti gli studenti gay, le lesbiche, i transgender non siano vittime appunto del bullismo. Obviously, silence wasn't an option for me, so I wore a red tie to support the students. Red is the official color of the Day of Silence.
E naturalmente non potevo far altro che indossare una cravatta rossa, che è appunto il colore simbolo di questa giornata del silenzio. The Day of Silence, 8,000 students from 8,000 schools participated in last year's Day of Silence. And I checked today, and we currently have students from 68 countries who are participating this year, including here in Italy. 800 studenti, 8,000 studenti da 8,000 scuole stanno partecipando oggi a questa giornata del silenzio, e vi sono ben 68 paesi che hanno aderito a questa giornata. The Day of Silence. Compresa l'Italia. Sorry. The Day of Silence is just part of what we do. So I'll share a couple other things about our work. The first of which, what's very important for us is documenting the experiences of LGBT youth in school. La giornata del silenzio è solo una parte di quello che noi facciamo. E la parte più fondamentale per noi è documentare le esperienze delle persone GLBT, degli studenti appunto nelle scuole. 86% of LGBT youth in the United States experience harassment every year because of who they are. L'86% dei giovani GLBT negli Stati Uniti sono vittime di violenza per quello che sono. We also have public education campaigns about the impact of anti-LGBT language. Abbiamo anche delle campagne appunto per promuovere questo movimento a favore dei GLBT. We work to change laws both in Washington DC and also in local communities. Lavoriamo anche per cambiare la legislazione nel distretto di Washington e nelle comunità locali. We train educators. Abbiamo dei training anche per gli insegnanti e i docenti. And we support students, obviously, in actions like the Day of Silence. E naturalmente sosteniamo gli studenti in azioni, in appunto azioni come quella della giornata del silenzio. And I wanted to close talking about who we are by sharing a poem from one of the students, since students are really the heart of our work. Voglio concludere quindi dicendo quello che siamo, quello che rappresentiamo, attraverso una poesia scritta da alcuni nostri studenti, poiché gli studenti sono il nostro focus, sono quello su cui noi lavoriamo. I have never stopped talking. Non ho mai smesso di parlare. Even when I am silent. Neanche per un secondo. I am speaking so many words. Pronuncio tante parole. So one day a year, my silence speaks more. E quindi un giorno all'anno il mio silenzio parla di più. Than I ever could help out. Di quanto potrebbe mai quando alzo la voce. My silence speaks for those who do stop talking. Il mio silenzio parla per quelli che smettono di parlare. Those who are forced to stop talking. Che sono costretti a smettere di parlare. By a world that can't accept them for who they are. Da in modo che non riesce ad accettarli per chi sono. Or who they love. O per chi amano. Some people who say so much, some people who have so much to say. Molte persone che hanno tanto da dire. Can't find the voice to say it. Non trovano una voce per parlare. Not because they don't want to. E non perché non vorrebbero. But because other people won't let them. Ma perché altri non glielo permettono. Why is it that in this time? Com'è possibile che ai tempi? With a black president. Di un presidente nero. Two women can't get married in 42 states. Due donne non si possono sposare in 42 stati americani. Transgender individuals can get fired. Che persone transgender possono essere licenziate. People are discriminated against. Che persone vengono discriminate. For things they can't change. Per cose che non possono cambiare. They can't make the change if they can't find their voice. E non possono farci nulla se non possono trovare la loro voce. And they can't find their voice if people won't let them. E non possono trovare la loro voce se la gente non glielo permette. Even if they find their voice,
perfino se trovassero la loro voce, there is no change that will happen. Nulla cambierebbe. Unless people are willing to listen. Fino a quando la gente non comincia a voler sentire. So because I can't stop talking, ma siccome non posso smettere di parlare, I put away my voice for a day. Io rimango in silenzio per un giorno. To bring attention to all the people. Per attirare l'attenzione a tutte le persone. Who are forced into silence. Costrette a tacere. Not necessarily because they don't have anything to say. Non necessariamente per una mancanza di parole. But because people won't listen. Ma perché nessuno li ascolta. People won't listen. Nessuno li ascolta. Bullying is a worldwide problem. And we can all do something about it. And I thank you for coming to watch these films. And hopefully you'll take something back with you and show your support for people who are being bullied. Allora, sono parole molto dure, molto toccanti, quelle che, scusami, che ci ha raccontato Daryl. Io lo ringrazio moltissimo di essere venuto a questo festival. È la prima volta che Glisten diciamo, arriva in Italia e quindi noi siamo i primi a essere onorati della sua presenza. Però volevo chiamare anche Angelo Caltagirone qui a dire una parola, perché è stato il tramite attraverso il quale noi siamo riusciti a costruire questo incontro. Quindi prego Angelo Caltagirone, che è il presidente di EGMA Network, a dire anche lui una parola. Ripeto, è stato grazie a lui che noi abbiamo potuto, diciamo, celebrare anche in qualche modo, essere solidari con questa giornata del silenzio, che ci piacerebbe ovviamente che moltissimo si facesse anche qui in Italia, dove invece il problema che ha trattato Daryl è completamente ignorato, comunque non trattato. Quindi se Angelo ci dice due parole ci fa piacere. Grazie Fabio. Sì, in effetti questa è una collaborazione tra il festival e ECMA, che è la European Gay and Lesbian Managers Association, e Network, che è l'associazione di manager e imprenditori gay in Svizzera. Durante le mie attività come presidente di ECMA ho avuto la possibilità di conoscere una bellissima persona che si chiama Stephanie Blackwood, che lavora da Gleason, lavora nella raccolta fondi, e quando Fabio mi accennava che voleva fare qualcosa sul bullismo omofobico, ho pensato che Gleason fosse l'interlocutore più adatto per essere presente qui al festival, e quindi abbiamo messo in moto un po' di cose, e alla fine siamo riusciti a portare qui, anche grazie al patrocinio del Lunar e una piccola sponsorizzazione da parte di ECMA Network. Quindi grazie a Daryl e grazie a Gleason di essere venuti qua, e penso che sia importante cominciare a parlare anche di questo problema anche in Italia, perché è un problema che tocca tutti quanti, tutte le scuole, tutte le persone, soprattutto i giovani, che sono, alcuni sono anche inclini al suicidio, e quindi è giusto che ci sia una forma di protezione anche in Italia. Come diceva lui, è la prima volta che Gleason viene in Italia, è anche una delle prime volte che viene in Europa. Gleason ha ricevuto il mandato dell'ONU di espandere le proprie attività a livello internazionale, quindi è quasi una prima qui in Italia, una prima europea. Grazie a tutti. Ciao. Siamo per primi noi a ringraziare sia Angelo che Daryl per la sua presenza. Solo due piccolissime parole sui film che diciamo supportano per immagini il discorso così efficace raccontatoci da Daryl. Allora, Man in the Mirror è il corto che vedrete inizialmente, ed è porta una grande firma come regia, che è Joel Schumacher, che è un regista apertamente gay, regista di Batman Forever, di Un giorno di ordinaria follia, e ha realizzato questo corto che vedrete, contro il bullismo nelle scuole. Il discorso si fa, diciamo, più complesso con il film successivo che vedrete, che si chiama Private Romeo, che è un sostanziale adattamento in chiave omofobica, molto interessante, molto ben recitato,
di Romeo e Giulietta di Shakespeare. Ovviamente sarà un Romeo e Romeo. Quindi spero proprio che questa serata vi piaccia e che l'anno prossimo si possa fare un'iniziativa sul bullismo che sia anche molto più corposa. Grazie comunque di essere intervenuti.